hanno manifestato sotto il comune di Chieti, cittadini stanchi per la mancanza d'acqua che va avanti da troppo tempo, carenza idrica che sembra infinita e che non si sa quando e se avrà un epilogo. Elda Capriotti, una delle promotrici portavoce dei residenti, precisa. Al comune di Chieti, siccome sono anni che stiamo praticamente portando avanti questa protesta, chiediamo questi lavori che ci sono stati promessi già da giugno del 2017. A giugno del 2017 noi incontrammo l'ex sindaco Umberto Di Primio che aveva promesso, perlomeno dice c'era già un progetto pronto, per un serbatoio che avrebbe dovuto risolvere definitivamente il problema dello scalo. E questo progetto, questo serbatoio sarebbe dovuto essere stabilizzato, insomma costruito, a novembre del 2017 e non è stato fatto. Nel frattempo praticamente la gestione delle acque è passata all'ACA e quindi sembra che fosse un problema dell'ACA. Ci siamo ritrovate nella stessa situazione, abbiamo inviato anche le telecamere di Striscia la Notizia a marzo, la Brandelli, più precedentemente una diffida fatta da un legale sia al comune che ad ACA. Davanti alle telecamere di Striscia la Brandelli ammise che era un problema di reti con la Brode e che i lavori sarebbero stati fatti, questo parliamo di marzo 2020, entro 2 anni. Quando abbiamo incontrato a giugno il sindaco, perché ci fu un altro episodio di una di noi, di una cittadina dello scalo che per un mese intero è stata lasciata senza acqua dalla mattina alla sera, ci siamo rivolti di nuovo al sindaco e in caso strano dopo poche ore l'acqua è arrivata nei rubinetti della signora. Però la cosa non è che si è risolta, perché da lì a poco sono iniziati i problemi nella parte bassa della città. Siamo tornati di nuovo e siamo andati questa volta a parlare con l'ACA. L'ACA ci ha detto in quell'occasione praticamente che stavano facendo questi lavori e che si sarebbe tutto sistemato entro dicembre del 2020. A ottobre del 2020 noi siamo ancora senza acqua. Io ho provato praticamente a rifare numerose proteste, a mandare PEC anche alla Regione, che tra l'altro la Regione mi ha rinviato una PEC in cui asseriva che la responsabilità era di ACA e Comune, quindi loro si sono tirati indietro, più di una PEC. Siamo andati dall'ACA, ha detto che questi lavori da sarebbero terminati, a ottobre ancora niente, siamo rimasti 72 ore senza acqua, lamentando tra l'altro che in quel momento la giunta si era appena insediata e tra i punti previsti nel programma non c'era assolutamente quello dell'acqua. Quindi lamentando quella sono venuta all'incontro col sindaco che ci ha consigliato una pompa e devo dire che la pompa in un certo senso ha funzionato ma non ha risolto, perché 4 giorni che si è rotta la pompa ci siamo resi conto che noi stiamo completamente a secco e vogliamo sapere a che punto stanno i lavori che loro, che l'ACA aveva promesso e che il sindaco e la giunta aveva pensato praticamente di seguire. Intanto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. La regione è fondamentale perché è l'istituzione che deve mettere in campo risorse economiche per ammodernare questo sistema idrico. Il comune in sé per sé può sollecitare le società gestrici, ma altro non può fare.